Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerò i foglietti illustrativi dei farmaci veterinari più utilizzati. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, integratori alimentari, parafarmaci, farmaci veterinari, alimenti veterinari o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Laxatract. Dekra Veterinary Products SRL. Ultimo aggiornamento. 13 luglio 2022. A cosa serve? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Principio attivo. Indicazioni. Posologia. Avvertenze. A cosa serve? Laxatract è un medicinale veterinario a base del principio attivo lattulosio liquido, appartenente alla categoria degli lassativi e nello specifico lassativi ad azione osmotica. È commercializzato in Italia dall'azienda Dekra Veterinary Products SRL. Laxatract può essere prescritto con ricetta RRV, ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Dekra Regulatory BV. Concessionario. Dekra Veterinary Products SRL. Ricetta. RRV, ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile. Principio attivo. Lattulosio liquido. Gruppo terapeutico. Lassativi. Forma farmaceutica. Sciroppo. Confezioni. Laxatract 667 mg/ml sciroppo per cani e gatti flacone da 50 ml. Principio attivo. 1 ml contiene. Lattulosio 667,0 mg, sotto forma di lattulosio, liquido. Indicazioni. Trattamento della costipazione, ad esempio dovuta ad atonia intestinale dopo interventi chirurgici, boli di pelo, contenuto intestinale massiccio. Trattamento sintomatico di malattie che richiedono uno svuotamento intestinale facilitato, ad esempio occlusione parziale dovuta, ad esempio, a tumori e fratture, diverticoli rettali, proctite e avvelenamento. Posologia. Per somministrazione orale. Cani e gatti. 400 mg di lattulosio per chilogrammi di peso corporeo al giorno, corrispondenti a 0,6 ml di medicinale veterinario per chilogrammi di peso corporeo al giorno. La dose va preferibilmente divisa in 2-3 somministrazioni nell'arco della giornata. La posologia può essere modificata secondo necessità. Prima che si manifestino gli effetti del trattamento possono trascorrere circa 2-3 giorni. Rivolgersi al veterinario per una modifica del trattamento qualora si manifestino disturbi addominali o diarrea. Questo medicinale veterinario può essere miscelato con il cibo o somministrato direttamente in bocca. Avvertenze. La soluzione di lattulosio contiene una certa quantità di lattosio e galattosio liberi e può alterare il fabbisogno di insulina nei pazienti diabetici. Usare con cautela in animali con squilibri idroelettrolitici preesistenti perché, in caso di diarrea, il lattulosio può esacerbare questa condizione. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web della Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.